la rubrica del sé. Allora, come funziona? Funziona che io in questo mio canale ho due grandi rubriche. Una è pronostica e scommesse, lo conoscete tutti, l'altro è il punto sul campionato, lo conoscete tutti, o quantomeno conoscete in tanti. Adesso c'è questa terza rubrica che sta lievitando e che è fatta veramente a richiesta, perché a molti piace, e quindi io l'avevo fatta così per scherzo l'anno scorso, l'ho ripetuta quest'anno, però io quando l'ho bloccata a tutti, no ma dai, riporta, e quindi è un divertimento che facciamo fra di noi, che però ha molto senso, perché cos'è l'attesa, la suspense? È quello che tu vuoi sapere cosa succede se c'è uno scenario o se c'è un altro scenario, e noi andiamo a vedere per tutte le squadre, le sette sorelle ovviamente, cosa succede in caso di vittoria, di pareggio o di sconfitta. Quindi detto questo e spiegato in queste 4 e 48, iscrivetevi, vi invito a iscrivervi, like ragazzi, non dimenticate i mi piace, like, chiamateli come volete, un click e iniziamo, e commentate anche voi, perché io leggo tutti i commenti, lo sapete. Piccola cosa, stasera c'è anche la live, se guardate questo video dopo stasera questo vuol dire che la live ve la potete vedere, diciamo una live registrata. Detto questo, comunque partiamo con la Lazio. Cosa succede se la Lazio vince? Beh, se la Lazio vince a Bergamo, ragazzi, è un colpo davvero anche per il campionato, perché è battuto la Roma, è battuto l'Inter, adesso è battuto la Fiorentina, adesso anche l'Atalanta, cioè questo vuol dire che la squadra vogliono togliere l'idea che la squadra c'è. E là significa che non è una Lazio da scudetto, ovviamente, però il quarto posto incomincia a assaporarlo, e tanto. Cosa succede se la Lazio pareggia a Bergamo con l'Atalanta? È simile. È una questione simile, perché sarebbe ovviamente la vittoria è vittoria, ma il pareggio darebbe fiducia, darebbe tanto fiducia a un ambiente che questa fiducia la cerca, la vuole, la sta cercando con il lanternino, perché la Lazio sono loro i primi a non capire cosa sta succedendo. E vogliono capirlo, e i risultati ti aiutano a capirlo. La Lazio perde a Bergamo, ci sta, però è un'altra volta sentirsi dire, beh, non sei a quei livelli, comunque sia, arriverai settima, arriverai ottava, Sarri non sta funzionando, gli schemi, no schemi. Questo è, ragazzi, davvero questo è quello che succede eventualmente. Andiamo alla seconda, così le prendiamo un po' dal mazzo, delle sette sorelle, l'Inter. L'Inter vince con l'Udinese. Io l'ho detto oggi nel pronostico delle scommesse, l'Inter sta andando malino, ma non malissimo. Sta avendo problemi, ma non grossissimi problemi. Tutto si può rimediare. Certo è a 7 punti dalla testa, però un'altra vittoria dopo la vittoria di Empoli farebbe bene all'ambiente, farebbe molto, sarebbe balsamo, sarebbe tranquillità, perché deve ancora andare a affrontare anche la Champions in una certa maniera, quindi quella vittoria, comunque vengano le vittorie fanno sempre bene. L'Inter, anche l'Inter ne ha tanto bisogno. L'Inter pareggia, aia, l'Inter è fragile, la situazione dell'Inter è molto fragile, qualunque risultato che non sia la vittoria, e quindi anche il pareggio, sarebbe una mezza sconfitta a livello di stagione, sarebbe una stagione andata a male già da adesso, perché questo è, l'Inter perde dentro casa, tutti a chiedersi ma che succede? Era così, è così più scarsa di l'anno scorso, non credono più in Inzaghi viene messo sulla graticola, giustamente ognuno vorrebbe diciamo, avere la soluzione in mano, avere anche la spiegazione in mano, ma sarebbe difficile, perché una sconfitta sarebbe quanto inspiegabile, e quindi perché fondamentalmente l'Inter stanno rinnovando, pagano gli stipendi, non ci sono motivi per cui dovrebbe esserci una fuga dalla vittoria, quindi una sconfitta sarebbe davvero inaspettata e, credetemi, pesantissima. Prendendoli dal mazzo, prendiamo dal mazzo la Roma. La Roma vince. Beh, la Roma vince col Milan, attenzione, comincia a vedersi qualche statua di Mourinho qua e là, non che la statua venga messa, ma pronta se eventualmente c'è la pazzia di un grandissimo risultato finale, cioè Roma si infiamma nel senso buono, si infiamma facilmente, e secondo me potrebbe, una vittoria col Milan, secondo me si incomincerebbe a pensare, visto, Mourinho sta funzionando, c'è Mourinho, incominciamo a vedere i risultati, a quanto siamo dalla vetta,
Questo sarebbe, ragazzi, questa sarebbe la situazione. La Roma pareggia col Milan, ma la Roma pareggia col Milan, secondo me, alla fine alla Roma andrebbe pure bene, perché sotto sotto la vittoria è la vittoria, ma un pareggio col Milan capolista per te che vai verso il quarto posto, cioè direbbe che la Roma è a quei livelli lì, che la Roma può stare a quei livelli lì, che i musi lunghi devono sì si devono un po' incominciare a eliminare questi musi lunghi, questo pessimismo, perché ce n'è stato tanto l'anno scorso, e incominciare a pensare con ottimismo al proseguo di questa stagione. La Roma perde, e la Roma perde sarebbe antipatica, perché sarebbe la quarta sconfitta. Si dice viene col Milan, però è sconfitta con la Lazio, sconfitta col Verona, sconfitta con la Juve, adesso viene pure al Milan, e la Mourinho deve incominciare a dare delle spiegazioni, perché non bastano più le sceneggiate, non bastano più, ci vogliono spiegazioni anche tecniche sul perché e il per come tu hai avuto quattro sconfitte. Quindi sarebbe, secondo me, la critica sarebbe abbastanza pungente e pugnace. E questo è la Roma. Atalanta. L'Atalanta vince con la Lazio. L'Atalanta in sordina, io mi devo scusare, l'ho dimenticata nel punto sul campionato, però succede. Comunque l'Atalanta in sordina sta venendo su. È un gigante che si sveglia, che si sta svegliando adesso. Attenzione agli attaccanti, gli stanno funzionando. La difesa è derelitta, perché è derelitta. Però sarebbe un Atalanta che dice: oh, io sono sempre a quei livelli, posso solo migliorare. Questo secondo me sarebbe in testa degli atalantini, specialmente della squadra. L'Atalanta pareggia con la Lazio. Eh no, non se lo farebbero piacere questo pareggio. Questo pareggio non piacerebbe tantissimo ai bergamaschi, sicuro, perché secondo me sotto sotto si ritengono molto 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 superiori alla Lazio, e quindi il pareggio non andrebbe bene. L'Atalanta perde con la Lazio, a quel punto significa davvero che stanno cominciando a sbandare, cioè il progetto Gasperini sarebbe ai titoli di coda e starebbe sbandando. So che è un po' esagerato, però si farebbero questi discorsi, perché con la Lazio non ci perdi oggi. Sì, va bene, l'Atalanta è sempre stata pazza, però a forza di essere pazza dopo qualcosa a casa la devi portare, altrimenti rimane a pazzia e basta. E quindi questo per quanto riguarda l'Atalanta. Andiamo al Napoli. Prendiamo dal mazzo il Napoli adesso. Napoli vince a Salerno, un po' scontata la cosa, però sapete, il sapore della decima vittoria con un solo pareggio è un sapore che i napoletani vogliono assaggiare. I napoletani lo vogliono assaggiare, quel sapore lì, e se vinci significa basta, te la stai giocando, stai giocando lo scudetto, questo, si parlerà di questo. Se vinci a Salerno la parola scudetto verrà sempre più forte, molto più forte. Il Napoli pareggia a Salerno, ma quanto ci rimangono male, un mezzo shock domenicale sarebbe per il Napoli, perché non se l'aspettano. Il Napoli si aspetta di andare lì e vincere qualsiasi cosa, il pareggio sì, rimane imbattuta, l'unica soddisfazione è rimane imbattuta, per il resto però poca cosa, sarebbe scarna come giornata. Il Napoli perde a Salerno, no, se perde a Salerno davvero non è, secondo me verrebbe derubricata come una scivolata senza senso, perché è difficile davvero che il Napoli vada a perdere con questa squadra a Salerno, a meno che il Salerno non giochi alla Garibaldina, però aprirebbe dubbi, ma il Napoli sarebbe, secondo me, potrebbe anche assorbire quella sconfitta. Questo Napoli riesce, secondo me, a assorbire eventualmente quella sconfitta. Rimangono Milan e Juventus. Andiamo al Milan. Il Milan vince a Roma. Ditemi voi perché non si deve dire il Milan non è da scudetto. Mi stanno ripetendo sempre: Diego, siamo alla decima, aspettiamo marzo, aspettiamo aprile, e non funziona così, perché se noi aspettiamo marzo, aspettiamo aprile, non parliamo di calcio, non parliamo di nulla, la Gazzetta non deve vendere i giornali, cioè facciamo giocare tutto il campionato e dopo le nostre discussioni ce le facciamo a marzo e aprile, non esiste, siamo dove siamo? Siamo a ottobre e parliamo di cose di ottobre. Quindi se il Milan vince, io continuo a parlare di scudetto, perché così è, cioè se vince anche a Roma dopo che hai vinto con la Lazio, cosa aspetti di più? Perché il Milan sta vincendo, l'importante è questo, sta vincendo male, un po' affogato col Venezia, col Verona, col Torino, un po' affogatello, però tutto sommato anche col Bologna un po' così di confusione, ma sta vincendo. Quindi se vince anche a Roma, io lo chiamo questo, diciamo, percorso scudetto. E il Milan pareggia a Roma. Sapete, ci ha pareggiato il Napoli.
ci posso pareggiare anch'io. Questo è quello che verrebbe in mente ai milanisti, secondo me, e ci sarebbe. La Roma comunque è una squadra di categoria alta, non è una squadra di categoria bassa. Un pareggio a Roma te lo prendi, te lo accartocci e te lo porti a casa. Te lo tieni là, un punto che fa bene, anche se il Napoli dovesse andare a due punti di stacco, è lì davvero a vista, e quindi non credo sotto quel punto di vista ci sarebbe chissà quale problema. Il Milan perde a Roma. Perché dico così? Perché un po' di calo e di appannamento si è visto. Si è visto un po' di calo e di appannamento, e secondo me se dovesse perdere a Roma e magari chi è dietro si avvicina un po', ritorna nel gruppone, quindi perde un po' di quella sicurezza. Come dicevo, per il Napoli riuscirebbe ad assorbire la sconfitta, ma in maniera forse peggiore del Napoli, perché questo Milan sotto sotto, quello che si aspettano tutti è che resista e che sia granitico, io parlo anche di spogliatoio, parlo di giocatori, che sia più forte, una sconfitta incomincerebbe a mettere qualche dubbio. Però tutto sommato ovviamente non sarebbe un dramma, non stiamo parlando delle sconfitte di altre squadre, quelli sarebbero colpi davvero sui denti. Arriviamo all'ultima, che è la Juventus. Cosa succede se la Juve vince? Ma se la Juve vince, può anche vincere 10-0. Ci sarebbe solo questa situazione statistica, o quantomeno sì, che praticamente è successa nel passato, che aveva perso col Sassuolo durante un mercoledì serale, la stessa cosa, e dopo c'è stata la grande rimonta, quindi si incomincerebbe a pensare, ma cos'è la grande rimonta? Insomma, attutirebbe un attimino il colpo che ha ricevuto col Sassuolo, si andrebbe lì a giocare il resto delle giornate un po' più tranquille, il resto della Champions un po' più tranquilla, poi sotto sotto sempre una squadra in crisi. La Juve pareggia a Verona, e lì a quel punto secondo me si incomincia a pensare, ma riesce ad arrivare nei primi quattro posti? Perché come Juve, come peso specifico, perdi in casa, sei la Juve, vai a Verona, o vinci o vinci. Il pareggio, anche il pareggio significa che quella sei, non puoi arrivare ad altro, è brutta, è, gioca male, tutto quello che volete. Perché così è, non puoi, hai perso in casa, sei la Juve, devi andare a vincere. Perché se pareggi, significa che non anche quando vuoi, quando ci metti tutto il cuore, non riesci a fare il risultato pieno. La Juventus perde a Verona. Allegri out sarebbe qualcosa che incomincerebbe a uscire fuori, perché due sconfitte di seguito si incomincerebbero tutti a chiedere. Lo so anch'io che Allegri non può andare out, è pagato troppo, lo stipendio è troppo, sarebbe un'altra ennesima figuraccia dopo la situazione Ronaldo, quindi è legato a doppio filo anche con Agnelli, tutto quello che volete, ma i tifosi se ne fregano a un certo punto. I tifosi a un certo punto dicono basta, non lo vogliamo più, è una minestra riscaldata, veramente non sta funzionando e funzionerà sempre peggio, e non c'è da dire calma, e non c'è da dire questi non sono giocatori da Juventus, non sei più tu allenatore da Juventus, questo direbbero, questo sarebbe davvero bella grossa come situazione, e sarebbe una canea. Una canea, l'avete immaginato quando tutti i cani, questa si chiama canea, sarebbe una canea di tifosi addosso, con parole quelle che dopo le conosciamo, spero che siano tutte civili, però una canea di tifosi che gridano per l'esonero, o gridano diciamo per il cambio di rotta, perché è chiaro a quel punto sarebbe chiaro che non è Allegri, è l'uomo sbagliato in questo momento, è l'allenatore sbagliato, lo è stato dall'inizio, perché una sconfitta a Verona, dopo che hai perso col Sassuolo in casa, dopo che hai perso con l'Empoli, dopo che hai perso, che hai pareggiato a Udine in maniera un po' così, e non mi ricordo quante altre stranezze ha fatto quest'anno la Juve, a quel punto davvero hai perso a Napoli, ma il Napoli un po' ci sta, a quel punto davvero che ci sta a fare Allegri in quella panchina? Cioè, questa è la domanda che si farebbero tutti, non sarebbe più tanto credibile anche quando va a fare diciamo le sue interviste, a raccontarci la storia e le storielle, non sarebbe più credibile, sta andando male. Ecco perché attenzione a una possibilità di un Allegri che si dimette se perde. Ho lasciato la Juventus all'ultimo perché è la sconfitta della Juventus all'ultimo, perché è il sé più grande che c'è, perché se perde l'Inter, il Inzaghi è ancora salvo, diciamo, se perde l'Inter. Sarebbe brutto, ma ancora salvo.
Se perde la Lazio, Sarri non si muove. Se perde la Roma, ci andiamo noi verbalmente a criticare Mourinho, però non la società, sarebbe tranquillo. Ma se perde invece la Juve, se perde il Napoli, il Milan, quello assorbiscono tranquillamente, l'Atalanta non ne parliamo, la Juve no. Se perde la Juve è l'argomento del giorno dopo, del giorno dopo, perché a quel punto sarebbe una Juventus inutile, un campionato inutile. E dopo che ha speso 9 milioni, quanto ha speso non lo so, però ha speso tanto per lo stipendio di Allegri, sarebbe davvero, davvero qualcosa di cui parlare. Io non so se sono 9, 5 milioni, 4 milioni, ma prende tanto Allegri. Prende tanto Allegri, e se fai quello che fai, cioè tutte queste sconfitte, figurarsi cosa ne viene fuori. Questo era il giochetto del sé, che facciamo? Vi piace? Ragazzi, abbiamo fatto il sé, non ho messo la Fiorentina la metto sul punto sul campionato, ma non la metto qua. Stasera queste discussioni ce le facciamo in live, quindi se lo vedete prima delle 9:15 questo video, venite in live a parlare e a esprimere, che tutti vi ascoltano, perché io praticamente quando sono in live tento di dare voce a tutti quelli che diciamo partecipano alla chat. Detto questo, iscrivetevi se non siete iscritti, campanella, lo sapete tutte cose, ciao!